Cari amici, una buona giornata a tutti, bentornati sul canale. Ho appena finito di montare una lametta che ritengo straordinaria all'interno dell'Edwin Jaeger. Si tratta della Persona Platinum. Probabilmente questa, riflettendoci bene, è una lametta veramente tra le migliori in assoluto, in senso assoluto, perché è paragonabile in un certo senso alla Feder, o poco meno, diciamo la Feder forse un po' più efficace, però costa meno della Feder. Ed è una lametta che, utilizzata per due, tre sbarbate, regala appunto una sensazione gradevole e al contempo risulta molto efficace, non solo con il Mühle R41 oppure con il Fatip Open Comb, ma anche con rasoi come il Ledwin Jaeger che non sono molto aggressivi. E quindi andremo oggi a togliere questa barba di 2 giorni e con questa lametta che veramente è fantastica. A me piace cambiare lametta. Ma se dovessi in futuro comprare una confezione di un unico marchio, diciamo, probabilmente ecco, sceglierei Persona. Ripeto, da preferire alle Feder o alle Kai anche per il prezzo. Le Feder e le Kai sono il top delle lamette, però a livello di prezzi con la Persona qualcosina si riesce a risparmiare. E qualcuno mi dirà che l'astra verde con l'astra verde o blu si risparmia ancora di più, però a mio modo di vedere la persona è leggermente superiore. Allora vado ad umidire il viso. Oggi praticamente voglio utilizzare lo stick Speke. Mi piace molto, molto, molto fresco, delicato, un buon profumo. C'era un commento, non mi ricordo dietro sotto quale video, sotto il video in cui utilizzavo una crema tedesca, che era quella lì che vendono nei DM, nei supermercati tedeschi, e un cliente diceva che effettivamente odora di medicinali. Effettivamente è vero, posso confermarlo. Invece questo Speck, pur essendo un prodotto, tedesco, e ha un profumo veramente straordinario, molto molto fresco e gradevole. E poi monta che è un piacere proprio, monta benissimo, un po' di acqua. Monta benissimo. Eccoci qui. Allora, andiamo con la persona all'interno dell'Edwin Jaeger.
davvero una lametta dolcissima. Sente una bella sensazione. Ecco. Direi che la prima passata è andata in maniera ottima. Andiamo di nuovo a insaponare. Andiamo di contropelo. Qui. Ecco, perfetto proprio, cioè è una straordinaria, una lametta davvero che ritengo straordinaria. Oltre ad essere efficace, passa sul volto in una maniera dolcissima. È la lametta più dolce che ci sia, probabilmente. Ripeto, la Feder anche è dolce, però forse si fa sentire di più. Ma poi c'è il problema, c'è il discorso del costo, che è superiore il costo della Feder rispetto a quello della Persona. La Persona, diciamo, è veramente... Secondo me è un rapporto qualità-prezzo straordinario. Poi se si vuole risparmiare va bene anche la Straverde, però la Persona a mio avviso è superiore alla Straverde, soprattutto se parliamo di una seconda o una terza sbarbata con la stessa lametta. La Straverde è ottima se va cambiata ogni volta, anche la Strablu la trovo molto performante, la Strablu probabilmente... Sarà che apprezzo sempre più le stainless,
Malastra blu è eccezionale. Questa è ricoperta la persona. E ripeto, è una lametta straordinaria perché oltre a fare il suo dovere, presenta una notevole dolcezza, non si sente quanto passa sul volto. Chiudo con il denim mask. Ecco qui. Quindi veramente sono soddisfatto, una lametta che ritengo straordinaria, che consiglio a tutti. Chi magari non vuole cambiare, non sta lì a voler provare tutti i tipi di lamette, se deve comprare una confezione di lame tutte uguali, le persone penso che siano eccellenti, con un rapporto qualità-prezzo notevole a mio modo di vedere, e quindi sono delle lamette senz'altro da consigliare. Fatemi sapere cosa ne pensate delle persone, io vi saluto e noi ci vediamo per un prossimo video.